Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Kevin Uzumaki 50. E oggi, dopo tanto tempo, ritorneremo a fare delle summon in Phantom of the Kill. Cominciamo subito. Ragazzi, per chi non sapesse cos'è Phantom the Kill, per quelli nuovi, dico subito che è un gioco che assomiglia molto a Fire Emblem, più che altro nella fase di combattimento. Identico proprio a Fire Emblem nel combattimento, perché come sempre c'è la mappa e tu dovrai spostare i personaggi che ovviamente ottieni tramite evocazioni, oppure sì, solo tramite evocazioni puoi ottenere, e li puoi muovere sul campo di 5-6 spazi. L'unica differenza è che in Fire Emblem Heroes si può spostare al massimo di 3 spazi con quella a cavallo, qua invece 7, come nei veri Fire Emblem per Nintendo dopo tutto. Comunque dai, forza, cominciamo. Se non sbaglio, volevo farlo su di loro, esatto, non c'è nessuno di questi tre. Però se non sbaglio, ecco, questi qua sono garantiti allo step 1, 5 e 9. Quindi anche già dallo step 1 posso avere uno di loro. Speriamo direttamente 5 stelle e non 4 come l'ultima volta. E se non sbaglio mi dà pure il bonus di questa ticket, se non sbaglio. Cominciamo e vediamo subito chi ci può uscire, sperando in bene. Fai il downloading, è una buona cosa, vuol dire che non ho mai avuto questa unità. Perfetto, 5 stelle minimo, perfetto, via. Ok, bene, bene, bene. Primo. Schifezze, come si poteva capire. Secondo. Beh, è abbastanza normale. No, questo è inutile, non serve a niente. Sicuramente sarà l'ultimo quello buono. Niente pure qui. Purtroppo niente. Ah, cavolo, mi ha ingannato all'ultimo. Pensavo fosse qualcosa di buono. Sarà per forza l'ultimo allora. Minimo 5 stelle. Quando è rossa la gemma, la pietra o l'agio, li chiamate come volete. Buono Dagda, ottimo, perfetto, grandissimo. 5 stelle. Dagda, ottimo, perfetto, grandissimo. Guardo la character story, grande. Non è del rate forse, se non sbaglio, però non ce l'avevo Dagda, quindi mi va benissimo così. Bene, bene, bene. Infatti non è del rate, non lo è. Però è buono, cioè. Praticamente mi ha dato un 5 stelle che può diventare 6 che non avevo e che volevo tanto. Perché Dagda l'hanno messo che può diventare 6 stelle poco tempo fa praticamente. Quindi. Ma c'è la ticket in regalo, non so, qualcosa del genere. Vediamo. Sì, la recruiting ticket, esatto, vediamo chi ci esce. Non so se è sicuro, però vediamo, dai. Ah, ma quante me ne date? 1, 2, 3, 4. Summon per 14 questa volta, eh. Ok, proviamo. Allora non è sicuro che ci dà qualcosa. Proviamo, dai, forza. Se il downloading promette male. Grande, mi ha dato quello lì del race, grandissimo. Buono, perfetto. Può diventare 6, perfettissimo. Quella è del rate che c'era già al primo colpo. Ma non so se è garantito, sinceramente. Ah, no, non è garantito, era uno solo. Ah, ho capito, era scelta. Avevi 4 possibilità. Tu dovevi prendere la ticket quella giusta. E. Ah, va bene, dai, cioè. Perfetto, a posto. Ho trovato Dagda e quello lì. Aspetta, dov'è? Se lo trovo, ecco qua. Allora, dovrei distinguerli subito. Allora, vediamo. Mi sembra giusto. Dagda usa l'ascia. Come Mjolnir. Ok, vediamo se ho un'ascia decente per te. Credo di sì.
Con razzo 2 pure, quindi molto, molto bene proprio. Perfetto. Usciamo. L'altro, sì, dov'è? Allora, vediamo se riesco a trovarlo. Ah, eccolo qui. Perfetto, eccolo qui. Ha l'impressione di essere molto potente, perfetto. C'ho un fucile magico apposta per te proprio. Sì, diciamo che questa tipologia non c'è in Fire Emblem. Diciamo che è stata scambiata dal mago. Il sostituto di questa tipologia è il mago. Comunque, ragazzi, dai, è stato fortunato. Avete visto che ho trovato due personaggi. Uno che era del Wraith, che può diventare 6, e uno che non era del Wraith, ma che poteva diventare comunque 6. Ragazzi, lasciate un bel pollice in su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanella delle notifiche, così vi arriverà ogni volta la notifica di un nuovo video di Fire Emblem, Sword Art Online, Naruto, Dragon Ball, eccetera. Anche Phantom the Kill. Quindi, ragazzi, lasciate un bel pollice in su se il video vi è piaciuto. E iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanella delle notifiche. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!